Buonasera, buonasera, bentrovati con Pro e Contro in questo mercoledì 18 marzo, tutto particolare perché è un mercoledì di partite, un mercoledì di turno infrasettimanale e lo diciamo subito, un grande mercoledì per il Teramo che ha vinto alla grande 3-0 sul campo della Pro Piacenza, ventesimo risultato utile consecutivo per la squadra di Vivarini che al momento è in testa perché l'Ascoli sta pareggiando a Pontedera, si gioca da circa 20 minuti, sta pareggiando 0-0, un Ascoli prettamente d'assalto, abbiamo visto la formazione Ascoli con tutti i suoi gioielli lì davanti, escluso Perez che è infortunato, ma il Teramo ha vinto, in gol i soliti Donnarumma e La Padula, in gol anche Roberto Masullo. È andata male invece per l'Aquila che ha perso in casa 1-0 con la Spal, decisivo un rigore di Zigoni al 46esimo del primo tempo. L'Aquila che è evidentemente tornata indietro rispetto alla prestazione molto positiva di Pisa. Subito i nostri ospiti, vado a salutare per la prima volta Pro e Contro l'agente, ma non solo agente, molto di più, anche impegnato nel mondo dei programmi televisivi, manager e quant'altro, Angelo Arquilla. Buonasera Angelo. Ciao, buonasera. Ciao. Buonasera e ben trovato. Chi ha seguito Replay quest'anno, la trasmissione di Enrico Rocchi, sicuramente lo avrà visto in più di una circostanza. Chi segue il Replay di Enrico Rocchi ha come presenza fissa, lo ritroviamo anche questa sera in Pro e Contro, Francesco Di Francesco. Buonasera a tutti, salve. Hai la pancia piena? Beh, io digerisco bene, sì, la pancia piena, però digerisco bene. Stavo riflettendo. Hai visto la partita del Teramo? Come no? Stavo riflettendo che nelle ultime tre partite il Teramo ha segnato 12 gol fuori casa. Ah. E ci sono delle squadre che a volte nel loro campionato 12 gol fuori casa in un intero campionato non li segnano o quasi. Questa conferma che uno dei tanti numeri roboanti del Teramo di questa stagione. Allora, vediamo subito risultati e classifica. Risultati alcuni definitivi, tre, gli altri tutti provvisori, poi vediamo anche la classifica, anche questa molto provvisoria, poi sentiamo anche Angelo che ci dà un suo primo parere su questa giornata, su questo campionato, ma poi vi preannuncio che andremo subito a vedere le immagini salienti di Pro Piacenza Teramo, avremo anche dei collegamenti telefonici, insomma sarà un ricco contenitore questa sera. Allora, ancora tutto cuoio, 0-0 Carrarese Savona, 0-0 Forlì Prato, questo è il risultato definitivo, partita giocata alle 15, finita 2-2 per il Prato, doppietta di Fanucchi, per il Forlì in gol Docente e Fantoni, Prato prima avanti 0-1, poi sotto 2-1 e poi è arrivata la definitiva parità. Grosseto Lucchese 0-0, L'Aquila Spal, questo è un definitivo, 0-1, la gara si è giocata alle 19, ha deciso un rigore di Zigoni al 46esimo del primo tempo, un fallo davvero sciocco quello di Francesco Corapi su un avversario che non si trovava in una situazione particolarmente pericolosa, rigore giustamente concesso e trasformato appunto da Zigoni. Rinviata a metà aprile la gara tra Pistoiese e Sant'Arcangelo per via dell'indisponibilità del Melani, sempre per i danni anni dopo il maltempo di qualche settimana fa, quindi rinviata questa partita, la Pistoiese deve recuperare anche Pistoiese Ancona. Pontedera Ascoli 0-0, nell'Ascoli in campo insieme Altinier, Berrettoni, Grassi e Nardini, dunque Ascoli con le 4 stelle, manca Perez infortunato, ma Petrone sta schierando tutto il suo arsenale offensivo per cercare di vincere questa partita molto importante e delicata. Pro Piacenza Teramo, come detto 0-3, anche questo è finale, la gara si è giocata alle ore 18 e in corso Reggiana Gubbio 0-1, risultato a sorpresa al Mapei Stadium con la squadra eugubina che è in vantaggio grazie al gol segnato da Casiraghi, l'autore del 2-2 in Gubbio Ascoli. E poi San Marino Pisa 0-0, c'è il debutto sulla panchina pisana di Beppi Pillon. Diamo uno sguardo alla classifica, ripeto estremamente provvisoria, Ascoli e Teramo sono in testa con 58 punti, vedete l'Aquila che resta e resterà a quota 42 punti, la Pro Piacenza a quota 28, sempre al penultimo posto. Allora Angelo, intanto ti aspettavi questo altro exploit del Teramo o ormai la squadra biancorossa ha talmente abituato bene che non c'è più da stupirsi più di tanto? Ma no, non si tratta di exploit, si tratta di continuità. Questa è una squadra che sta giocando bene, gioca bene, è convinta dei propri mezzi.
ha un allenatore che ci sta stupendo un po' tutti quanti, non stupendo perché non fosse l'allenatore giusto, è perché io lo ritengo a questo punto pronto per palcoscenici più importanti, con tutto il rispetto per il Teramo e per l'amico qua, sicuramente certo, grande tifoso del Teramo. Però Vivarini, da quello che io vedo e da quello come lo conosco, ho parlato più di una volta con lui, io lo ritengo pronto sicuramente per la Serie A, non voglio neanche esagerare. Addirittura, neanche io se fossi un direttore di Serie A prenderei Vivarini oggi, non di una grande squadra, di una provinciale, una squadra che punta tutto sul gioco, sui giovani, sul gruppo. Io credo che il mister oggi è pronto per fare questo, cioè Chievo, Atalanta, perché ha le qualità giuste, perché è preparato tecnicamente, perché io ho parlato con lui e così, adesso non sto a dire i particolari, ma vedo, ho sentito, e quando ho parlato con lui la sua preparazione è perfetta sotto un certo aspetto nel preparare la partita, nel preparare la partita della sua squadra e nel analizzare la partita, la partita di una squadra, certo, mi ha veramente colpito, veramente preparato. Complimenti al mister, che ci conosciamo da anni dietro, quando lui ancora giocava, quindi lo saluto con affetto e spero veramente, con tutto il rispetto per il Teramo. In diretta tra poco, perché tra 8-9 minuti lo avremo in collegamento telefonico. Il Teramo alloggerà a Piacenza questa sera, poi domani mattina il rientro a Teramo e allenamento, diciamo così, defatigante domani pomeriggio, mentre perché poi domenica c'è Teramo San Marino. E finisco, mentre mi auguro sicuramente che il Teramo, per la prima volta, no? Se non mi sbaglio, potrebbe salire nella serie cadetta, e sarei veramente felice, perché lo merita il mister, lo merita la squadra, lo merita anche il presidente, che è una persona intelligente, furba, e anche Di Giuseppe, lo merita Di Giuseppe, con una preparazione calcistica notevole, andando a individuare giovani di proprietà di altre squadre, di proprietà di squadre di Serie A, e indovinare i giocatori giusti non è facile, quindi complimenti anche a Di Giuseppe. La cosa che mi stupisce è l'Aquila, per dargli due mi stupisce, no, credo che siano ormai non dico alla deriva, ma insomma dopo il risultato di Pisa Sembrava poter designare e andare a perdere in casa con la spalla, mi sembra che non ci sia più gruppo, non ci sia più, c'è qualcosa che non sta funzionando. Mi dico questo perché ieri sera, proprio curiosamente, stavo a casa e ho sentito la replica di Lega Pro di un'altra emittente, e sentivo questo direttore, che voi sapete chi è, non faccio neanche il nome, ma polemico con i tifosi, polemico con la gente, polemico con la città, tutta una serie di polemiche con il conduttore, veramente di basso, però insomma, dicevi, al di là di tutta questa situazione, sei rimasto sorpreso perché la partita di Pisa ti sembrava poteva essere un ripartire positivo. La squadra ha dei giocatori importanti, giocatori che comunque la categoria la fanno e la sanno fare. Mi stupisce che non gioca Pozzebon, questa è una cosa che veramente io Pozzebon lo conosco bene, un giocatore che la Lega Pro la fa sicuramente bene, alla grande, quindi è una cosa strana. Vabbè, tutto può succedere. Certo, più tardi vedremo anche le immagini dell'Aquila. Francesco, stiamo per vedere le immagini di Piacenza. Prima stavamo commentando che se l'Ascoli dovesse pareggiare questa sera, per un gol il Teramo sarebbe dietro, perché è finita 0-0 la partita di andata, quindi pareggio. Si vede la differenza reti complessiva, c'era un più 4 dell'Ascoli rispetto al Teramo. Il Teramo ha vinto con 3 gol di scarto, quindi anche da quel punto di vista il Teramo sta rosicchiando un gap che alla lunga potrebbe anche essere determinante. Considera che appena 2 partite fa, 4 giorni fa, prima delle gare di sabato e domenica scorsa e quelle di oggi, il Teramo era a 4 punti dall'Ascoli. Dovesse oggi l'Ascoli pareggiare come sta pareggiando adesso 0-0 a Pontedera, il Teramo avrebbe rosicchiato 4 punti
all'Ascoli, lo avrebbe raggiunto in classifica al primo posto e avrebbe rimesso bene la differenza reti generale, perché ricordiamo che se dovessero finire alla pari scatta la differenza reti complessiva. Complessiva, a meno che in un finale di stagione strano l'Ascoli viene a Teramo con 3 punti di vantaggio, il Teramo batte l'Ascoli, sì, finiscono alla pari e nel confronto diretto il Teramo avrebbe la meglio e quindi, certo, a quel punto sarebbe promosso. Ma qui lo sto dicendo con il sorriso e con la mente che porta alla fantasia. Resta il fatto che il Teramo in due partite per adesso ha recuperato 4 punti, che è già tantissimo, e in più nelle ultime partite con i successi larghi di Gubbio, di Carrara, quello di questa sera, il netto 2-0 di domenica dell'ultimo turno, ha rimesso anche la differenza reti generale. Credo che meglio non avrebbe potuto fare. Oggi, per concludere velocemente, poi tanto ne parleremo ancora, tra poco arriveranno le immagini, ha dato un'altra prova di forza, di solidità. 5 minuti la partita è durata, i primi 5 minuti nei quali il Pro Piacenza ha provato a fare la gara, a prendere l'iniziativa, poi il Teramo gioca in questo momento con grande autorità, tranquillità, esatto, con anche autorità e autorevolezza. E autorevolezza, con sicurezza, con consapevolezza della propria forza, con grande attenzione tattica, ossia con tutto quello che serve per poter vincere le partite. Deve purtroppo proseguire così per altre 8 giornate. E certo, se non ci fosse stato lo stop in casa con la SPAL, io credo che il Teramo era in testa alla classifica, allungava. Certo, quello lì resta il rammarico, però poi le vittorie successive, secondo me, insomma, il rammarico che ha del mister, importanti. Sicuro. Allora, vediamo le immagini, dopodiché, subito con la telefonata al mister Vincenzo Viarini, le immagini di Pro Piacenza Teramo che non sono di buona qualità, poi più tardi cercheremo, insomma, di migliorare questa qualità, però ora cerchiamo di dare la priorità appunto al tempo e alle immagini quanto prima. Questo è un tiro di Paolo Antonio dopo 4 minuti, l'inizio insomma è così e così, ma l'intento del Pro Piacenza è già chiaro, tutti dietro la linea della palla a cercare di fare un muro contro le offensive del Teramo. Il Teramo prende in mano le operazioni, questo è un tiro di Giovio al 20°, ma vedrete che il Teramo poi colpirà in quelle poche circostanze in cui il Pro Piacenza si scoprirà in maniera letale e chirurgica. Questa è una copertura su un cross dalla sinistra di La Padula, e poi c'è quest'altra situazione che porta alla conclusione La Padula con l'uscita di Alfonso, la risposta del Pro Piacenza che ha un'opportunità su calcio piazzato, ma da qui nasce il gol. Avete visto? Si parte da una punizione per la Pro Piacenza, guardate il Teramo come ribalta il fronte, la palla per Cenciarelli, da questi a Donnarumma, il suo tiro smorzato, La Padula, tiro respinto da Alfonso, Masullo segna quasi a porta vuota. In uno dei rari momenti in cui la Pro Piacenza si è sbilanciata sulla scorta di una palla inattiva, il Teramo l'ha punita in maniera chirurgica con una grande ripartenza che poi cercheremo di rivedere per commentarla, cercheremo di rivedere come parte l'azione e come appunto viene finalizzata. Teramo che a questo punto ha in mano la partita, punizione di Paolo Antonio, tiro cross di Perrotta che attraversa tutto lo specchio della porta. Qui abbiamo già superato la mezz'ora, anzi siamo nel finale, tiro ancora di La Padula scatenato in due tempi, l'intervento di Alfonso, poi qui c'è un brivido con un destro di Alessandro, il bomber della Pro Piacenza arrivato a gennaio, già 7 gol per lui, con la palla alla sinistra di Tonti, ma guardate che chance proprio al 46esimo, cross di Scipioni, incornata di La Padula, bravissimo anche di testa, e Alfonso toglie la palla dal 7. Rivediamo il colpo di testa di La Padula e la parata di Alfonso, due gesti bellissimi sia dell'attaccante sia del portiere. Qui siamo nella ripresa, il cliché è sempre lo stesso, la Pro Piacenza gioca sulla difensiva, costretto dal Teramo che attacca perché vuole chiudere la partita, destro di Donnarumma al lato, poi qui Alessandro va al cross, il tentativo di Matteassi, qui pericolo per il Teramo, palla sull'esterno della rete, poi esce Cenciarelli, entra Di Matteo, ma Cenciarelli sta bene, ha avuto un piccolo acciacco ma niente di grave,
E qui il Teramo ancora ruba palla ai 20 metri, rapido capovolgimento di fronte. Io non so come nello stretto si trovino così facilmente la Padula e Donnarumma, scambiano alla grande, Donnarumma arriva davanti al portiere. Ecco qui il triangolo sullo stretto con quattro maglie rossonere intorno, si trovano a meraviglia e Donnarumma con uno scavetto bacia il palo e la palla si insacca, gol numero 17 per Alfredo Donnarumma. Poi la Padula vuole anche lui il gol, continua a provarci in tutti i modi. E qui c'è un tiro dalla distanza di Alessandro a fil di palo. Siamo nella parte finale con un'uscita di Tonti, qui il Teramo ha rischiato, tiro di Alessandro e c'è il salvataggio di Speranza sopra la linea, l'unico vero pericolo concreto. E poi siamo prossimi al terzo gol con un'altra azione di ripartenza del Teramo, la imposta di Paolo Antonio e poi c'è un primo tentativo di Petrella, arriva alla Padula, scarica il sinistro alla sinistra di Alfonso, 0-3 al 90esimo, partita che era già chiusa, lo è ancora di più. Questo dunque è il 3-0 davvero imperioso con cui il Teramo ha vinto la gara di Piacenza. Allora abbiamo in collegamento telefonico il mister del Teramo, Vincenzo Vivarini. Buonasera mister. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera mister e complimenti per quest'altra splendida prestazione, 20esimo risultato utile consecutivo. In mia compagnia ci sono l'agente Angelo Arquilla e il giornalista Francesco Di Francesco. Intanto, prima di far intervenire loro, un commento a caldo su questa prestazione. Se non c'è stata la perfezione, poco ci manca, un'altra partita interpretata benissimo dal Teramo. Ma guarda, temevamo molto questa partita perché giocavamo contro una squadra che ha bisogno di punti per la salvezza e quindi l'abbiamo preparato con grande attenzione, con grande umiltà e devo come sempre fare i complimenti ai giocatori perché veramente l'hanno interpretata con il piglio giusto e con l'umiltà giusta. È chiaro che poi, diciamo, con il passare del tempo il Teramo è riuscito a mettere in campo la qualità che ha dei giocatori e anche della qualità del gioco che riesce a esprimere, diciamo, è venuto fuori una prestazione importante e la cosa che mi dà più piacere per la società del Teramo, per i tifosi del Teramo, è che anche oggi siamo usciti, insomma, tra gli applausi del pubblico avversario. Francesco? Ciao Vincenzo, salute e complimenti ancora. Io ho visto la partita con 4-5 super tifosi del Teramo, come tutti super sono i tifosi del Teramo, e tutti abbiamo avuto l'impressione di una squadra sempre più convinta dei propri mezzi, tatticamente attenta, concentrata, determinata, ma proprio consapevole di quello che ogni singolo giocatore può fare e la squadra nel complesso può fare. E questo è quello che ti fa stare più tranquillo, intanto che ti soddisfa per il lavoro che hai svolto in questi mesi e poi che ti fa stare, diciamo, tranquillo almeno in parte da qui sino al termine della stagione. Ma siamo arrivati, diciamo, a un momento cruciale del campionato perché questi sono risultati importanti che servono per cercare di arrivare bene alla fine. Questa è una squadra che viene da un percorso, da problemi iniziali che abbiamo avuto, da un assemblamento di quest'estate di ragazzi con grande qualità, con grande potenzialità. Siamo riusciti a risolvere grazie alla loro applicazione, al loro impegno che hanno messo durante gli allenamenti, a cercare di risolvere l'equilibrio mancante che avevamo all'inizio, per esempio risolvere i calci inattivi che abbiamo preso le prime partite, abbiamo perso delle partite proprio con dei gol su calci piazzati. Quindi, diciamo, è un percorso che si è fatto e la squadra, diciamo, si è impegnata tanto in questo periodo qua per riuscire poi ad esprimere quello che stiamo esprimendo in questo momento. Però adesso, diciamo, che la cosa si fa veramente difficile perché oramai ci aspettano tutti, insomma ci sta da lottare da qui alla fine del campionato, speriamo di riuscirci nel miglior modo possibile. Ecco, qui c'è l'agente Angelo Arquilla. Angelo. Mister, buonasera, ciao. Ciao Angelo, ciao. Ciao, ciao, grande. Ascolta, ti faccio, a parte che
qui non abbiamo, cioè lo dico io, i 20 risultati consecutivi credo che sia record o qualcosa del genere, quindi ti faccio questa domanda: dove volete arrivare? E l'altra domanda che ti voglio fare, al di fuori, naturalmente fa parte un po' del mio essere, sei un po' sotto l'attenzione di club di categoria superiore, che fai? Che cosa può succedere dopo? Ma guarda, io nel calcio ci sto da bambino, quindi conosco bene le dinamiche, conosco bene, diciamo, quello che può accadere, e per questo io non è che mi esalto mai, diciamo, in questi momenti, oppure mi deprimo quando ci sono sconfitti. Io cerco di essere molto equilibrato in tutte le situazioni. Se viene qualche situazione importante, ben venga, altrimenti io devo pensare esclusivamente al mio lavoro, essere concentrato, cercare di sbagliare il meno possibile da qui alla fine. Poi nel calcio può avvenire sempre di tutto e di più, insomma, quindi piedi per terra, pedalare, lavorare e poi vediamo quello che succede. Vincenzo, scusami, per restare in tema, e se io per esempio dovessi dire che Campitelli è il super presidente e quindi resta alla guida del Teramo, per fortuna, e gli auguriamo tanta salute e tanti anni alla presidenza del Teramo, e Vivarini e Di Giuseppe restano anche loro insieme a Campitelli, sono i tre che hanno formato questa squadra, che hanno fatto di buono tutto quello che è stato fatto l'anno scorso. Prima del tuo arrivo, Di Giuseppe e Campitelli avevano fatto tante altre cose buone, ossia tutti e tre insieme, vogliamoci bene, per quello che ci si può volere bene, andiamo avanti anche per la prossima stagione. È molto lontano dalla realtà questo ragionamento, secondo te? Ma no, Francesco, allora il discorso nel calcio funziona così: questa è una squadra che non nasce con Vivarini, nasce da un lavoro di diversi anni, la bravura del direttore sportivo, della società, del presidente Campitelli, che riesce a motivare, riesce a tenere tutti, diciamo, nel modo giusto. E in queste situazioni si riescono a fare risultati, quindi è una situazione ideale per fare calcio, per chi è che vuole lavorare seriamente e vuole programmare un certo tipo di discorso. Quindi è chiaro che è una situazione positiva, e di conseguenza si riesce poi ad avere questi risultati sul campo, perché io credo molto nel lavoro anche nel calcio. Nessuno ci crede, nessuno programma niente, perché si vive sempre alla giornata, ma nel calcio bisogna programmare, bisogna avere un progetto tattico importante, bisogna avere continuità nel lavoro. Non è che uno c'ha un problema in squadra, prende, si cambia, si fa i ribaltoni, so cavolate. Quindi di conseguenza a Teramo si è trovato, diciamo, la situazione giusta per risolvere i problemi che abbiamo avuto. Bisogna avere la capacità anche di risolvere i problemi che si va incontro, e quindi di conseguenza è una cosa positiva, e lo si vede anche poi dai risultati. Mister, ti lasciamo, però dopo quest'altra domanda, perché insomma è giusto che tu vada a riposare dopo una giornata così faticosa, mi piace associare la crescita impetuosa del Teramo a quella di un giocatore che non è né la Padula, né Donnarumma, né Speranza, né Cenciarelli. Roberto Masullo, il gol era maturo con la Pistoiese, oggi è arrivato, e devo dire che Masullo sta sorprendendo, perché ora si fa anche apprezzare in fase offensiva, che era un po' il suo limite. Anche lui mi piace vedere la crescita della squadra. Ma sì, ha fatto, io già tre domeniche che gli dico che ora che fa gol, e domenica scorsa che l'avevo detto oggi fai gol sicuro, ne ha sbagliati tre, e oggi invece poi mi ha accontentato, insomma, quindi, ma non è solo Masullo, certo. Penso che stiano facendo veramente un campionato importante tutti, ma io posso citare, voglio dire, Amadio, che oggi ha tirato fuori una prestazione veramente da categoria superiore, come lo stesso, diciamo, Scipioni, come lo stesso Di Paolo Antonio, insomma sono giocatori che bene o male si stanno affermando molto molto
all'attenzione di tutti, perché sono giocatori, insomma, che sono applicati nel lavoro, quindi speriamo bene per tutti quanti noi. Grazie mister, buonanotte e buon rientro. Saluto. Grazie a Vincenzo Vivarini. Intanto finito il primo tempo a Pontedera, il parziale è di 0-0, sono finiti i primi tempi anche ad Ancona 0-0, a Reggio Emilia 0-1 sempre per il Gubbio, ma attenzione perché il Gubbio in 10 uomini, è stato espulso il difensore Lasicki, quindi ripresa in superiorità numerica per la Reggiana. Allora, finito il primo tempo anche a San Marino, 0-0 tra San Marino e Pisa, il Savona sta vincendo a Carrara 1-0, il Grosseto sta battendo la Lucchese 1-0, queste due partite sono iniziate alle 20 e la Juventus 45. Sta vincendo 1-0, la Juventus è a Dortmund. Avanti 0-1 gol di Tevez, è uscito Pogba e Allegri ha cambiato modulo, è entrato Barzagli. Io credo che stasera ci sarà l'esonero del tecnico dell'Aquila, credo. Secondo me guarda, ti dico che tra un quarto d'ora noi aspettiamo che ci mandi un segnale, perché siamo d'accordo così, avremo un collegamento anche dall'Aquila con un collega, Gianmarco Menga, che magari ci dirà proprio le ultimissime anche su questo fronte. Tu ti aspetti Zavettieri, però a quel punto era più utile esonerarlo due domeniche fa, due partite fa. Ma era già nell'aria, poi c'è stata questa vittoria a Pisa. Ma ora esonerarlo a che pro? Non verrà esonerato. Cioè, bisogna se c'è una logica in quello che il presidente Chiodi ha dichiarato prima della partita di Pisa, se c'è una logica, cioè, e c'era una logica. Bisogna vedere se la decisione è del presidente o non è del presidente. Perché c'è qualcuno, mi risulta che qualcuno che voglia portare qualcun altro. Certo, quindi, però è anche vero che ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Che poi non risolve niente, secondo me, in questa situazione. Angelo, abbiamo ascoltato la scorsa settimana il presidente Chiodi che ha detto ora sarò molto più presente rispetto a quanto è stato. L'ha già detto altre volte. Quindi tu ci credi poco? Guarda, in questo momento dell'Aquila mi piace solo la madrina, guarda. E chi è la madrina? Ilaria Leonardis, che è veramente... No. Simpatica e fantastica. Ah, ce l'ho presente. Il resto mi sembra una cosa veramente di in questo momento un po' in confusione. Dai. È vero. Allora, con l'aiuto di Gianni D'Areo possiamo vedere le immagini del primo gol del Teramo, perché oggi quando stavo vedendo la partita, Francesco, pensavo di vedere un po' Teramo Spal. C'è una squadra che affronta il Teramo mettendosi tutta dietro la linea del pallone e il Teramo che doveva insomma sbattere contro questo muro. E in effetti è stato così, fino a che non è arrivato questo gol segnato, come abbiamo fatto notare in precedenza, su un'azione di rimessa, perché c'era un calcio di punizione per la propria Cienza. E mi piace anche analizzare come la squadra abbia sviluppato questa azione di contropiede, che è passata anche per i piedi di un difensore come Speranza, è passata poi per i piedi di centrocampisti come Di Paolo Antonio, come Cenciarelli, ed è arrivata poi agli attaccanti. Qui, Speranza è giocatore di grosse promesse. Sì, anche se insomma è un classe 85 ed è un peccato che sia arrivato così tardi a questi livelli. Tra poco ne parliamo, però sta facendo molto bene. Ecco, ora magari torniamo nuovamente indietro, perché c'è un rinvio di Speranza, la palla arriva a Donnarumma, fa sponda e lui parte e poi si sviluppa l'azione con lo stesso Speranza che andrà a impostarla. A un certo punto Speranza si ferma, cede il pallone e dice ok, qui mi fermo io, non vado oltre perché non mi compete, dà la palla a Di Paolo Antonio, da questi a Cenciarelli, poi Donnarumma. Cerchiamo di far partire proprio dal momento del calcio di punizione. Ecco qui, questo è il calcio di punizione, la difesa del Teramo respinge guardate in mezzo Speranza come si propone, Di Paolo Antonio riceve da Donnarumma, serve Speranza, fa qualche falcata, dopodiché si ferma e lascia ai compagni che sviluppano l'azione, Cenciarelli per Donnarumma, Donnarumma arriva in area, dribbling, tiro, poi la Padula e poi Masullo che aveva seguito l'azione e stava in una posizione non di sua competenza, perché tutto, lui fatto, è mancino, tutto fatto di prima fino, in velocità. Fino a Donnarumma tutti i passaggi di prima in è velocità, tutto verticalizzato, eh? Esatto. È tutto esatto. In verticale. C'è un passaggio in orizzontale. È vero. Se c'è un passaggio orizzontale. No, è l'ultimo. Che non è neanche. Non è orizzontale perché è sull'esterno, quindi si chiama vertice verticale. Questa è la conferma di quello che stavo pensando mentre parlavi. Se si dovesse
sempre con i discorsi di sede, ma nel calcio, se si potesse rigiocare Teramo Spal 10 volte su 10 non finirebbe 1-1. E non è un voler recriminare, perché si accetta tutto, ma anche perché il Teramo non c'è una partita sino adesso dove ha ottenuto più di quello che meritava. Se ci sono delle partite, no, nelle quali giochi male, il pareggio sarebbe giusto, esce una giocata o un errore dell'avversario e vinci. Non c'è una partita dall'inizio dell'anno, se ricordo bene, ma sono convinto di ricordare, ma te ne mancano 9, siamo alla 30ª giornata, si arriverà alla 38ª, 8 partite. Con la Spal meritava di raccogliere molto, ma molto di più. Non c'entra niente il rigore alla fine, così come per esempio il 2-0 alla Pistoiese, sul piano delle occasioni nitide, limpide, con due volte Masullo a tu per tu davanti al portiere, un palo, due salvataggi sulla linea, un momento di egoismo che ci sta per un goleador come Donnarumma. 9 nitide. Che anno è Donnarumma? 92? Non ho capito. Donnarumma che è 91? No, 90. 90. Sia lui sia la Padula. Allora, facciamo una cosa, ci fermiamo. Scusa, posso dire una cosa? Dimmi. Io dico che le vince tutte 8 il Teramo. Un'affermazione ardita. Io non dimando a quel paese per rispetto e perché siamo in televisione. Se me l'avessi detto prima della trasmissione, la parola più delicata che ti potevo dire, quando si dice ma, e poi c'è quella Venezia Ancona che finisce per la O, comincia per la V e finisce per la O. Ma è un MAV di scaramanzia o che cosa? Beh, diciamo che di scaramanzia è un assurdo, è come uno che vuole parlare per forza, ma con tutto il rispetto, no? Certo. Fatti li fatta tu, santo Dio, in dialetto della mano, te lo voglio dire. Va bene, allora. Magari le vince lo stesso tutte 8, bravo, ci vediamo il 10 maggio. Intanto stanno riprendendo i secondi tempi, ha segnato l'Ancona sul tutto cuoio, è ripresa anche Ponte d'Erascoli, però noi ora dobbiamo fermarci, andiamo in pubblicità, poi rientriamo magari con un collegamento telefonico. Eccoci rientrati, proseguiamo in questo nostro resoconto di una giornata che sta ancora dicendo tanto, ma che in chiave abruzzese ha espresso il verdetto della vittoria del Teramo, sontuosa a Piacenza 3-0, la sconfitta dell'Aquila sulla spalla. Abbiamo in collegamento telefonico il presidente del Teramo, Luciano Campitelli. Buonasera presidente. Buonasera a te. E insomma presidente, sta smaltendo la grande euforia, immagino, per un pomeriggio ricco di gol e riempito da una grande prestazione del Teramo. Sto smaltendo veramente una bellissima partita, un gran gioco. Questi ragazzi così giovani che crescono di domenica in domenica, un bravo all'allenatore insieme al DG che hanno fatto questa squadra così ben assortita. Che cosa devo dire? Devo dire che oggi per noi è stato, credo, un risultato molto molto importante, perché avevamo sicuramente un po' di paura lì, perché questi hanno pochi punti, ma se metti punti per realizzazione è una squadra di metà classifica. Lì ha perso il Pisa, lì ha perso la Reggiana, quindi molto bene. Oggi ho visto una squadra forte, come di solito ultimamente giochiamo, determinata, fame, molta fame di vittoria. E questo è il segreto, credo, di questo Teramo. Io non so, presidente, se lei ha la pancia piena, però qui c'è Francesco Di Francesco che la pancia se l'è riempita con questa prestazione del Teramo. Francesco. Ma io salute, penso che presidente. No, io ho detto ciao, che... Francesco, buonasera. Salve, perché non lo sapevi che stavo in trasmissione? Ah, è simpatico lui. sì. Ma io... Se facciamo così non andiamo avanti comunque stasera. Senti, io la pancia ho detto che ce l'ho piena e digerisco pure bene. Io ti devo fare una domanda che con la partita, se vogliamo, c'entra poco. E ti faccio la domanda perché l'ho fatta a Vivarini. E Vivarini con, come possiamo dire, con molta eleganza, con molta diplomazia, anche con molta bravura, ha risposto in maniera, come possiamo dire, futuribile, futuristica, però senza dare
tante aperture. La domanda è semplicissima: proseguire con Campitelli, Vivarini e Di Giuseppe, che hanno costruito, perché tu giustamente fai gli elogi e vanno fatti gli elogi a Vivarini e Di Giuseppe, però la squadra e tutto il resto è stata fatta da Di Giuseppe, Vivarini e Campitelli, che metteteli con l'ordine come volete, va da tutti bene, va bene, e tre. Quello è normale, cioè, esatto, è... Allora proseguire, si prosegue con questi tre, perché ho detto per fortuna Campitelli ci fa vivere anni tranquilli, non come nel passato e tanti anni fa, quando il ritornello di estate era, e lo dico in dialetto teramano, ma sarpart, ossia si riparte, e con Campitelli questi problemi non ci sono. E ho detto nel fare la domanda a Vivarini, speriamo che li fa un'altra decina d'anni di presidenza e di calcio, poi fra 10 anni io a 75 anni posso pure semplicemente andare la domenica al campo o magari non andarci. Ma al di là di queste battute personali, si prosegue ed è logico attendersi che si prosegua Serie B o non Serie B con Campitelli, Vivarini e Di Giuseppe? Ma io credo che neppure va detto, loro hanno un regolare contratto col Teramo, casomai lo allungheremo ancora, ma loro il prossimo anno sono tutti e due vicini a me, e su questa base non sono nessun tipo di problema. Cioè io l'anno scorso ho voluto fare 2 anni, perché di solito mi piace fare un anno, ma loro dopo Di Giuseppe sono anni che sta con me, Vivarini dopo aver visto e conosciuto per le sue capacità e il suo carattere e tutto, ho voluto fare un contratto di 2, quindi quest'anno e più il prossimo anno, quindi non ci sono nessun tipo di problema. Senti, in queste ultime 8 giornate, così se per un istante stasera prima di prendere sonno dovessi con calma chiudere gli occhi e pensare, che penserai, che cosa, che conti fai? Io non posso pensare, perché se io penso sto male, perché tu lo sai come sono, quindi io sono un presidente vero, cioè un presidente senza altri interessi, tu lo sai, io a me piace il calcio, piace fare il presidente Teramo, che è la mia città, lo farò solo presidente, quindi non ho nessun interesse di farlo in altri posti, spero di farlo ancora per tantissimi anni, perché Teramo è una piazza dove si può lavorare, molte volte non siamo troppi, però è una classe che non dà, è una piazza che non dà quel peso, quella cosa che poi anche in momenti poco belli riesce a sopportare. Io sono ben felice di essere il presidente del Teramo, di avere dei tifosi fantastici, di vedere allo stadio tanta gente di domenica e domenica in più. Se noi faremo lo zoccolo duro, Teramo sarà una piazza con gli stessi spettatori, credo, di Ascoli e di altre città più che hanno fatto il calcio in maniera più importante. Io non posso pensare, perché l'altra notte pensai poco, mi sono alzato alle 4:30, me ne sono andato al lavoro, perché lì attaccano presto. Allora quando mi hanno visto dice ma sono venuto a controllare io, capito? Era finito col sonno, quindi non sapevo più che fare a casa, e quindi non mi ci fa pensare, perché io se dovessi pensare comincio adesso con le lacrime, non si sa quando finisco, perché per me è un'emozione indescrivibile, però cerco di non pensarci proprio. Francesco, perché vuoi aggiungere qualcos'altro? A posto così. C'è il manager Angelo Arquilla, presidente. Sì. Buonasera presidente. Ciao. Buonasera presidente. Innanzitutto io dico che i complimenti se li deve fare lei, presidente, per quello che ha fatto, per quello che ha costruito, per la società. Ma questo per la sua... credo che lo devono dire gli altri. Io penso di aver preso una squadra in promozione da un fallimento, non avevamo proprio niente. E poi si è costruito con calma, piano piano, vincendo quasi tutti gli anni, e quindi non è che mi devo fare i complimenti io, cioè no, i complimenti però lei... devono però... essere gli altri a dire, a fare, altro che...
Vabbè, questo glielo dico io, allora le faccio complimenti. Grazie. Anche per il suo charme, per la sua forza che diciamo comunicativa, quello che trasmette alla squadra, io credo che sia essenziale. Sì, questo è vero. Questo credo sia essenziale. Questo è vero, lo sappiamo io e Francesco molte volte, forse suo carisma. È l'unico che mi ci confidò qualche volta. Però le faccio un'altra domanda un po' più le faccio un'altra domanda, presidente, un po' più cattivella tra virgolette. Ma lei ha detto un minuto fa che Vivarini ha il contratto, quindi è scontato che rimane. Ma se arriva una squadra di Serie A o di B, ci sono già, allora, lo dico io. Se che noi facciamo? Rimaniamo in C, sicuramente io, se arriva una squadra di Serie B, con Vivarini c'è un grandissimo rapporto e possiamo parlare. Se noi andremo su quella base lì, sicuramente Vivarini, ma non perché la società come il Teramo non è facile trovarsi, una società seria, corretta, spende quello che può, fa bilanci corretti, si può attestare, può vincere anche in 10, può vincere, cioè oggi non è che si vince solo per tanti fattori che adesso non mi metto più a vincere, e anche la fortuna sicuramente è una di quelle, però la fortuna qualche volta va anche stimolata, e quindi in continuità di tutto. Che ti devo dire, se Vivarini lo vogliono squadre di Serie A, sicuramente Luciano Cambitelli lo lascia andare, una persona seria, quindi, ma neppure a parlarne, cioè, se, ma non per soldi o meno, perché è così. Noi dobbiamo essere una città, una squadra che deve valorizzare tutti quei ragazzi che hanno bisogno di essere ripompati, rimessi a nuovo, e poi che vadano in Serie A, in Serie B, le B che in top, oppure campionati esteri. Noi questo dovremmo essere in futuro, quindi grazie. Presidente, prima di congedarla, un'ultima domanda secca: a Reggio Emilia, a Prato e a Savona sarà presente? No. Mi stai a fare una domanda che io non ti rispondo, quindi... va bene. Scusami, è giusta la risposta che ho dato io? No, tu sbagli sempre, cioè è ora che comincia ad azzeccarci una volta. Che cosa? Va bene, presidente, grazie per l'intervento, grazie, e buona serata. Grazie a voi, grazie presidente. Grazie al presidente Campitelli. A Reggio Emilia credo proprio di no. Tu dici, presidente, dopo 4 gol a Gubbio, 5 a Carrara, 3 oggi, 4 gol a partita, diciamo che a Gubbio per motivi di lavoro non è andato. E il Teramo a Gubbio ha vinto come ha vinto. Dopo qualcuno gli ha suggerito: vabbè, non andiamo nemmeno a Carrara. E conseguenza, non c'è due senza tre, non è andato nemmeno a Piacenza. Se tanto mi dà tanto, mi viene da pensare che forse non andrà nemmeno a Reggio Emilia, ma non gliene frega niente a lui, in questo senso. Tu dici, tu no, pensi. Fermati, non gliene frega, nel senso che il suo sacrificio di non andare a vedere il Teramo fuori casa è ripagato dalla vittoria del Teramo, quindi. Certo. In questo momento del campionato le vittorie sono ormai tutte determinanti. Ok, allora facciamo una cosa, andiamo a vedere i messaggi, perché io ho dimenticato, ormai voi siete abituati, voi che seguite pro e contro, al 392-623-7060 inviate i messaggi. Piano, quindi... Ma perché quando tutti quanti date questi numeri andate così ma veloci? Sai perché? 392, io la non la lo leggo. E ti spiego, è una prassi, perché poi comunque compare, quindi però è sempre più... Allora, sarà che quando sto a casa e vedo quelle che me la danno a 300 all'ora io... Anche perché dovrebbero stare con carta e penna pronti, anche se vado lentamente, ma nessuno sta con... Però siccome c'è la sovrimpressione, mio è un, come dice Campitelli, un ripompare. Quello vediamo, che dice Campitelli è sempre giusto. Vediamo i messaggi, grazie a Gianni D'Areo in regia. Il 10 maggio non succede, ma se succede... Io devo conoscere questo signore, questo tifoso del Teramo, perché lo devo abbracciare. Continua a mandare... è un messaggio che apre a, non a 360 gradi, ma a 1300, a tutto. Il 10 maggio, poi detto in dialetto, il 10 non maggio succede. Non succede. Ma se succede, bellissimo. Ben altro sapore, proprio bene augurante, detto un po' in dialetto con una certa cadenza. Andiamo al prossimo.
aspetto di vedere quel messaggio tante e tante volte fino a fine stagione. Ennesima grande partita del Teramo. Grazie ragazzi, grazie Presidente per lo splendido sogno che ci state facendo vivere. Un saluto ad Andrea e complimenti per la trasmissione. Grazie a Domenico che ci segui sempre anche in una serata Champions come questa, ma il Teramo sta facendo sognare. Potete cambiare argomento, da Ascoli continuano a ripetere che hanno uno squadrone. E dipende tutto da loro, che se giocano come sanno non ce n'è per nessuno. Di che stiamo a parlare? Insomma, non c'è partita il Teramo considerato alla stregua del Centobuchi. Io dico che con tanta arroganza gli si ritorcerà contro il 10 maggio. Faremo una bella porchettata con Oliva Lascolano e un bel rosso piceno. Francè, di qualcosa tu. Non mi dire così perché Francesco è un attimo, eh. Francesco sta lì lì, forse no, si sta tenendo già qualcosa e vorrebbe, dire. Come era firmato il... Roberto Ne. Roberto Ne, molto velocemente, accettiamo, ecco, giustamente in regia ce lo ripropongono il tuo messaggio che rilancia quello che dicono ad Ascoli, va benissimo che dicessero quello che vogliono. Dopo, io ad oggi il Teramo si fa preferire sull'Ascoli, se vogliamo essere obiettivi, se poi vogliamo essere solo di parte, certi discorsi noi qualche mese fa non li facevamo così apertamente, a conferma che rispettavamo la classifica, rispettavamo i valori della classifica, rispettavamo l'Ascoli e le squadre che precedevano il Teramo. Oggi il Teramo, in questo momento l'Ascoli sta pareggiando a Pontedere, primo in classifica con l'Ascoli, è una squadra in piena salute, ha ridotto solo a meno uno nei confronti dell'Ascoli la differenza dei gol, la differenza generale dei gol. Credo che sia giusto per il Teramo, per i suoi tifosi, per tanti addetti ai lavori, parlare che il Teramo può andare in Serie B e a pari punti con l'Ascoli, non lo so, quando si può parlare di una squadra che può andare in Serie B? Angelo. Credo che questo sia un discorso logico, sia corretto e, ripeto, sia rispettoso nei confronti degli avversari. Cosa che forse qualcuno non riesce sempre a fine partita, l'ho detto le settimane scorse, lo incontrerò il 10 maggio a Teramo, a fine partita, non sempre è, come posso dire, rispettoso dell'avversario e lineare alla luce di quello che si è visto in campo. Mi piace ricordare la dichiarazione di Alessandro Di Palantonio la settimana scorsa, improntata all'estremo fair play, ha detto l'Ascoli è una grandissima squadra e i punti che ha non li ha perché ha aiuti, li ha perché è una squadra forte. E va all'onore di Alessandro. L'Ascoli, che, insomma, si tra sta l'altro il resta per come era partita, per i programmi, resta ancora la grande favorita del campionato, perché in questo momento, e se finisse il campionato alla fine di Pontedera Ascoli, allora, l'Ascoli sarebbe poi primo. Nei playoff, scusami Angelo, ti do subito la linea. Possono dire quello che Francesco, mi ti devo interrompere perché tu hai profetizzato dietro le quinte in Fiorentina-Milan da 0-1 a 2-1 in pochi minuti e ci hai preso. Ora hai riprofetizzato a telecamere spente, me testimone, che la Reggiana avrebbe ribaltato il risultato ed è successo. Reggiana 2 Gubbio 1, mentre ancora tutto quello siamo sull'1-1. Angelo, scusami, ti avevo interrotto. No, no, mi riprendo un po' il discorso di Francesco dicendo che il Terra ormai è convinto dei propri mezzi, oltre ad avere una condizione eccellente. Hanno questa convinzione mentale di vincere la partita, si è visto anche oggi le ripartenze tutte in verticale, fuori casa per carità, anche con una squadra che sta lottando per non retrocedere, però oltretutto una classifica bugiarda perché il proprio Piacenza ha 36 punti se ci metti gli 8 punti, quindi una squadra comunque di centro classifica. Io quindi credo che loro faranno un grandissimo finale di campionato, l'ho detto prima, Francesco mi ha mandato a quel paese, però lo ripeto, lo confermo, io dico che potrebbero essere dietro le quinte io dico che potrebbero essere 8 vittorie. Allora, io mentre chiedo a Gianni, chiedo due cose a Gianni, lo so che è una serata particolare. Ricordiamo Pontedera-Ascoli 0-0, Borussia-Juve 0-1. Che, caro Gianni, possiamo rivedere altri messaggi, però puoi anche mettere a estrapolare, dove tu sai bene, le interviste di L'Aquila. L'Aquila Spal, che vi proporremo non appena tu le avrai potute importare. Mi piaceva sentire questo giornalista dall'Aquila, cioè, No, vabbè, noi non No, non c'è al telefono, vi ho detto che c'è. Ah, sì, lo stiamo aspetto suoi segnali, ma potrebbe arrivare. Attenzione, no, non è successo niente. Grande intervento del portiere del
Borussia su Morata. Sì, che Morata, però ha dormito sul gol di Tevez. Grande palla gol, grande palla gol per la Juventus. Con Morata. Allora, vai Gianni con i messaggi. Micidiale, fuori gioco. Ecco qui, speriamo che alla fine del campionato non risultino decisivi 2 punti persi con la Spal. Un saluto ad Andrea e Francesco e complimenti per la trasmissione, Domenico. Ciao Domenico di nuovo e grazie di nuovo. E speriamo di no. Certo che certo, però 20 risultati utili consecutivi, andare a pescare quei 2 punti buttati al vento, ma sono 20 di fila. Ma perché, sì, sono 20 di fila, ragazzi, 20 di fila. Siamo d'accordo, ma perché sono di adesso? Sono due punti di adesso. E perché tutti quanti si ricordano, sanno il cammino del Teramo, non ci sono partite nelle quali il Teramo ha rubato qualcosa. Certo. Rubato, tra virgolette. Sì, grande Francesco, lei sì che è un vero tifoso, no come certi opinionisti, vabbè, Francesco, tornaci tu a fare l'opinionista e vedete che abbiamo un po' accolto le vostre richieste, perché Francesco ha fatto capolino, no? Le ultime 3 circostanze, quindi vi sta ascoltando e Francesco è qui per parlare del Teramo. Caro Francesco, ha detto bene il carissimo presidente Luciano, non hai mai ragione. Ciao Fiorindo. Grande Fiorindo. Grande, e rispondendo a Fiorindo, oltre a Forza Teramo, mi viene da dire Forza San Nicolò. Certo. Alda Squadra sta facendo un grande campionato, perché doveva salvarsi e sta facendo quello ancora meglio di quello che si pensava. Poi d'altra parte, da quest'altra parte, c'è il Teramo che è andato oltre ogni più rosea previsione. Il gufo rosica perché vince NG Lappo Q a gufo. non l'ho compresa. Ah, Gilappo Q a gufare. Ecco, era una forma dialettale. Ci sono arrivato con un po' di ritardo. Io sono un tifoso pescarese. Vuoi dire che il Teramo va in B, ha un grande allenatore e un simpatico presidente. Vabbè, che è stato anche accostato alla Pescara Calcio in tempi non sospetti, ma poi è rimasto saldamente al timone del Teramo. Ancora, sono una tifosa aquilana, ma devo fare i complimenti al Teramo e al presidente. Sono messaggi improntati al fair play che insomma, ci piace ospitare. Invece volevo dire, vai, Angelo. Così, tanto per stare in tema di calcio così abruzzese, dico che quello che sta succedendo a Teramo è veramente fantastico. Il Pescara sta rientrando nelle prime posizioni. Invece ci sono due città che hanno fatto sempre la Lega Pro, come chiede Giulianova, che rischiano di sparire. Questo rischiano di sparire. Non c'è un imprenditore abruzzese che gira intorno a queste due piazze importanti, soprattutto Chieti, un capoluogo di provincia, certo, che non ha un chiedino. Giulianova, in realtà c'era il gruppo Ettore, anche questo, se la trattativa... Io non so, non li conosco, però mi si dispiace un po' veramente. Credo soprattutto, comunque, anche Giulianova, insomma, che... La trattativa con Ettore prosegue. Sì, alla si luce è raffreddata, ma prosegue. Alla luce delle ultime dichiarazioni che tu avevi intervistato Serraiocco, il commercialista, c'è la possibilità di raggiungere un accordo. D'altronde, quando ci sono questi passaggi da una società all'altra, non è facile trovare, come posso dire, il momento per mettere la firma, il momento finale e decisivo in poco tempo. Ce lo insegna la storia del calcio. Questo vale per il Giulianova, vale per il Teramo, vale per qualunque società. Quindi l'importante è che ci sia la volontà e da una parte e dall'altra di raggiungere un accordo, e credo che a Giulianova lo troveranno per poter poi vivere momenti diversi con l'ingresso del gruppo Ettore. Stessa cosa di qua a Chieti, speriamo che ci sia un imprenditore chietino, ci sono costruttori importanti a Chieti, insomma, che prendessero in mano questa società che è stata consegnata praticamente dal presidente al sindaco, quindi la società rischia di sparire se non c'è una situazione di fallire, oltretutto, comunque, certo, di sparire, se non c'è una situazione seria di un imprenditore serio della città che possa riportare la squadra nella categoria. A proposito di trattative e di presidenti, di fantomatici dirigenti e tutto il resto, se ho letto bene, quello di Parma, ma come si chiama? Manenti è stato arrestato. Sì, ma lì la cosa più scandalosa
Io... Oddio, là ce ne sarebbero tanti intorno al Parma che andrebbero arrestati. Stavo per dire questo lì, ma comunque vabbè, Manetti mi sembra che c'entri molto poco, perché c'è un pesce apparentemente piccolo. Chi ha diretto per anni e chi ha gestito per anni milioni e milioni di contributi e ridursi in quella Ponte maniera. Ponte dei Rascoli sempre 0-0. Mi sembra veramente... Borussia, no? Juve sempre 0-1. Sì, Angelo, io ricordo un paio di anni fa il tuo nome fu accostato in un certo momento al Teramo. Vuoi dire qualcosa su quel momento? Non è stato un accostamento significativo? C'è stato un abboccamento? Come possiamo liquidare? Perché forse qualcuno a casa avrà abbinato il tuo nome al Teramo, soprattutto nel periodo in cui Campidelli si era dimesso, se non ricordo male. No, c'era forse una polemica, ma comunque rimaneva sempre la proprietà del presidente. No, c'era stato solo un cordiale colloquio per la direzione generale di questa bellissima società, e ne sarei stato onorato di farne parte. Altro grande intervento del portiere della Juventus, del Borussia. È stato un semplice incontro cordiale per conoscersi, per parlare. Poi, certo. Lì Massimo D'Aprile andò via, certo. Parlava di Nucifora o altre situazioni, certo. Che i tifosi contestarono quella situazione. Quindi Campidelli si è un po' messo, giustamente, senza mettere in discussione mai Di Giuseppe o nient'altro, di quello. Parliamo di direzione generale, non direzione sportiva. Certo. Parliamo di una figura manageriale che raggruppava un po' tutto quello che ruota intorno al calcio, che non è solo l'area tecnica, ma è tanto altro. Tu sei pronto a partire di questi tempi, fare qualche missione estera? Io parto ad aprile per il Brasile-Argentina, e quindi poi vedremo il nuovo mercato. Alla scoperta di nuovi talenti? No, abbiamo già dei nomi in mano, ragazzi giovani importanti che giocano già in squadre importanti, che qualcuno costa anche tanto, e comunque è difficile ora sistemarlo in Italia, perché la situazione non è delle più semplici. Ecco, se non levi due o tre grandi club che comunque poi alla fine vanno a cercare i grandi nomi che poi costano tantissimo, insomma, diciamo che il mercato italiano comincia a diventare un mercato di seconda fascia, anzi diciamo che già lo è. Ok, allora facciamo una cosa, andiamo a vedere i risultati, diamo un nuovo aggiornamento con l'aiuto sempre di Gianni D'Areo. Allora, Ancona tutto qui, ora siamo sull'1-1, aveva segnato per l'Ancona Parodi, ha pareggiato il solito Colombo per il tutto cuoio. Il Savona vince a Carrara grazie a un gol segnato dal difensore Cabeccia, peraltro aveva segnato anche nella gara vinta in casa, quindi secondo gol consecutivo per Cabeccia. Reggiana Gubbio 2-1, ha pareggiato Ruopolo per la Reggiana, ci manca l'autore del gol del raddoppio della squadra di Colombo allenatore. In questo caso il Grosseto sta vincendo sempre per 1-0 sulla Lucchese, sempre 0-0 la partita che più stiamo seguendo con attenzione, che inevitabilmente quella tra Ponte dei Reascoli. Questa è la classifica in questo momento, con l'aggancio del Teramo all'Ascoli a quota 58, la Reggiana è a quota 52 e ha una partita da recuperare, che è quella tra Reggiana e Pisa, e accadrà l'8 di aprile. E giocherà, recupererà questa partita dopo aver, tu immagina come si è falsato, c'è poco da fare, è falsato il campionato. Recupererà la partita in casa con il Pisa dopo aver giocato una dietro l'altro ad Ascoli e aver ricevuto il Teramo. Credo che quel Reggiana-Pisa recuperato prima, perché se la Reggiana... L'Aquila tutto cuoio si gioca mercoledì prossimo, il 25... Se la Reggiana, che ha 52 punti, giocando in casa con il Pisa, può essere anche accreditata dei tre punti, con 55 punti, ecco che Ascoli-Reggiana di domenica e Reggiana-Teramo della domenica successiva...
acquisterebbero un aspetto e un valore completamente diverso a quello di oggi, perché poi Reggiana Pisa la deve recuperare dopo. A proposito della Reggiana, terzo gol della Reggiana, quindi a questo punto la partita al Mapei Stadium è bella che è chiusa dopo l'illusorio vantaggio del Gubbio. Provo a vedere su qualche altro sito se riesco a trovare i gol. Allora, Ruopolo ha segnato, probabilmente sono più di un gol per Ruopolo, però insomma sì, confermo, almeno due gol per Ruopolo, quindi tripletta, mi pare proprio tripletta di Ruopolo, che insomma ci sta davvero dando sotto. Allora, comunque la Reggiana resta sempre una squadra che era partita anch'essa per un campionato di vertice, per provare a salire direttamente in Serie B o nella peggiore delle ipotesi con playoff. Non stiamo parlando di una squadra che ha avuto molti alti e bassi. Ossia, l'altro giorno un giornale nazionale, ce ne stanno tre che si occupano di sport, quindi Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport e Tutto Sport. Tutto Sport non era, quindi vedete voi chi poteva essere. Parlava nel pezzo di fondo di raggruppava tutta la Serie C. Parlava dell'elastico in vetta nella parte alta della classifica, non contemplava il Teramo, del Teramo, parlando dell'Ascoli, parlando del Pisa e parlando della Reggiana. E poi dicono che siamo noi di parte. Sì, io sono di parte e sono talmente bravo che, pur essendo di parte, pur essendo un super tifoso del Teramo, rispetto gli avversari e cerco sempre di essere molto rispettoso e obiettivo nei confronti degli avversari, perché quando poi qualcuno non lo fa nei confronti del Teramo, quindi non lo fa nei confronti della squadra del mio cuore, mi imbestialisco e mi dà fastidio, e quindi evito di fare imbestialire gli altri e di essere poco rispettoso verso gli altri. Ma noto allora, con piacere, che anche un grosso opinionista tecnico di Mamma Rai, dopo Pisa Ascoli, tanto lo sanno tutti come si chiama, non lo voglio fare nemmeno il nome, ma lo sanno tutti, non il telecronista, quello che accompagna il telecronista, ex giocatore che sarà una decina d'anni, 15 anni, ovviamente deve essere molto bravo perché è ancora lì, anche lì dopo Pisa Ascoli, parlo del Pisa, parlo dell'Ascoli, parlo della Reggiana, un altro poco con tutto il rispetto parlava pure del Tutto Cuoio e del San Marino e non nominò il Teramo, ma non importa, l'importante è che il Teramo va in Serie B, non ce ne frega niente ancora di nessuno. Voglio fare in proprio vantaggio. Non il giornalista tifoso, il tifoso. Ancora di nuovo in vantaggio sul Tutto Cuoio, 2-1, pareggio della Carrarese con il Savona, 1-1, come detto poco fa, terzo gol della Reggiana sul Gubbio. Dobbiamo fermarci per l'ultima volta, poi vedremo le immagini di L'Aquila a SPAL e possibilmente vedremo anche le interviste del dopopartita della gara del Fattori, finita circa un'oretta fa. A tra poco. Allora, eccoci rientrati, tra poco andremo ad ascoltare le dichiarazioni a caldissimo del tecnico aquilano Nunzio Zavettieri. Prima però andiamo a vedere le immagini del Fattori, vi dico che sono relative a quelle del primo tempo, purtroppo gli highlights ancora sono disponibili sulla piattaforma, quindi dobbiamo un po' accontentarci di quello che stiamo vedendo. L'Aquila che ha confermato praticamente il 4-2-3-1 vincente a Pisa, con l'eccezione di Bella schierato a sinistra al posto di Triari. Poi per il resto, no, perché vabbè, no, io domando. No, 4-2-3-1 ha giocato Zaffagnini e Poma. Questi giorni sembra 3-4-3. No, 4-2-3-1. Ma d'altronde era strano che Zavettieri non confermasse il modulo e gli uomini che avevano portato l'Aquila alla vittoria. Sarebbe stato, diciamo così, eccessivo e forse anche rischioso nei confronti del gruppo, una volta che ritrovi una certezza, anche se poi è andata male lo stesso. Quindi Zaffagnini e Pomante, gli esterni Scrulli e Pedrelli, De Francesco e Del Pinto in mezzo, dietro l'unica punta Virdis, poi Bella a sinistra al posto di Triarico e Pacilli a destra. Eccolo Bella che va San Domenico, tiro. È fortunato? San Domenico? San Domenico, scelta tecnica ancora una volta, è entrato nel secondo tempo. Anche Pozzebon è scelta tecnica, neanche convocato. Convocato Virdis, Perna è andato in panchina. Neanche convocato, cioè in tribuna. Pozzebon sì, tribunato.
Questo è l'episodio che decide la partita. Siamo al 45esimo, Corapi interviene da dietro e commette fallo. Vediamo. Ora qui rivediamo, intervento negligente, finisce. Vabbè, ma l'ha spinto da dietro, non mi sembra... Scusa, a centrocampo li fischiano? Mi dispiace che l'Aquila ha perso, ma a centrocampo sì, li fischiano. Quindi se fallo a centrocampo deve essere fallo pure dentro là. Questo è un discorso che Ma io non prendo nessuna con gli difesa, arbitri rispondono. Ma ci mancherà battere e mi metto a prendere difese dell'Aquila, perché? Io penso che l'Aquila che ha perso mi dispiace, perché se facevo continuavo a fare il campionato della prima parte, a me personalmente faceva piacere. Poi ad altri. Allora, il fallo è stato commesso da Corapi su Gentile e la trasformazione è stata di Zigoni, che aveva segnato, ormai la SPAL va avanti a rigori, Zigoni aveva segnato il gol partita sul rigore in SPAL Grosseto di domenica, e la volta prima ancora la SPAL, giusto per riaprire una piccola ferita, squadra super, aveva segnato con Fioretti sul rigore il gol del pareggio a Teramo. Però insomma abbiamo visto il rigore, tutto sommato ci sta, e la prestazione dell'Aquila è stata decisamente sottotono. Ci si aspettava ben altra reazione da parte dell'Aquila dopo la vittoria di Pisa. Invece così non è stato. Però prima di andare ad ascoltare Zavettieri, anzi facciamo una cosa, per facilitare il compito di Gianni D'Areo in regia, stiamo un po' organizzando la trasmissione al momento in base al materiale che abbiamo, perché le partite sono davvero finite poco fa, quindi comprendete un po' le nostre difficoltà. Sentiamo Zavettieri, poi avremo il collegamento telefonico con Gianmarco Menga che ci dirà di più. Mister, una sconfitta che fa male, soprattutto perché l'Aquila comunque il campo sembrava tenerlo bene, un'ingenuità di fatto ha spianato la strada alla SPAL, poi tanta volontà, ma di fatto pericoli veri per Menegatti nessuno. Sì, io devo dire che ero molto contento di come la squadra aveva iniziato, abbiamo fatto un buon primo tempo, e peccato, purtroppo abbiamo commesso una serie di errori che ci hanno portato al rigore col primo tempo già finito, purtroppo poi era difficilissimo perché loro si sono chiusi tutto, e hanno chiuso tutti gli spazi, e ci voleva un colpo di genio, ci voleva una palla inattiva, una situazione diciamo più fortunosa per cercare di riprendere la partita. E i ragazzi hanno dato tutto, purtroppo gli errori si pagano cari. Adesso non dobbiamo fare altro che rimetterci in moto e pensare alla partita di Carrara. Comunque l'Aquila ci ha provato, lei ci ha provato, ha buttato dentro tutta la batteria offensiva, un 4-2-4 che però purtroppo non ha portato i risultati sperati. Sì, devo dire che era anche difficile, perché comunque avevamo speso molto sia nel primo tempo e loro logicamente giocando chiusi avevano speso di meno, per noi era veramente difficile, speravo in un colpo magari degli attaccanti e purtroppo è andata così, abbiamo fatto un grande errore che l'abbiamo pagato caro. Mi permetta mister, un giudizio sull'arbitro? No, non parlo degli arbitri, io mi preoccupo dei miei giocatori, perché 30 secondi dalla fine fare un errore così ti comporta il cambiamento proprio dell'inerzia della partita, e noi l'abbiamo pagato caro. Eccoci qua, siamo rientrati, abbiamo dunque il collegamento telefonico, lo saluto e lo ringrazio particolarmente, Gianmarco Menga. Ciao Gianmarco, buonasera. Ciao Andrea, buonasera a tutti, buonasera. Ho appena ascoltato le dichiarazioni di Zavettieri, mi è sembrato a dir poco rassegnato, tu confermi prestazione deludente questa sera? Guarda Andrea, si era partiti bene, ha detto bene Zavettieri, si era partiti bene, una squadra ordinata, riproponendo il modulo e gli uomini, a parte Vella per Triarico che aveva ben Juventus fatto con Morata, scusa se ti ho interrotto, raddoppio della Juventus. Ok. Andiamo avanti. Prego Gianmarco. Il raddoppio della Juventus. Chi ci segue? No, dicevo, il problema dov'è? È che comunque è una squadra che, aveva detto Zavettieri anche in conferenza stampa prima della partita, non ha assolutamente ancora superato i problemi che ha avuto negli ultimi due mesi. Una squadra fragile, e alla prima difficoltà, alla prima disattenzione è stata punita, e lì si sono viste le fragilità che già erano emerse nell'ultimo mese e mezzo. Nella ripresa la squadra è entrata in campo con molta confusione, ci ha messo voglia ma poca testa,
e se vai a vedere poi insomma non sono arrivati praticamente tiri in porta dalle parti di Menegatti, tanto possesso palla, si è giocato a una metà campo perché così è stato, però la Spalla in maniera ordinata non mi sento di dire che abbia rubato nulla, si parlerà molto, io sono sincero ancora non ho visto le immagini sul presunto rigore. L'impressione è Gianmarco è che sia stato un intervento che Corapi poteva risparmiarsi, un po' negligente nella circostanza. Io pure la penso come te, non avendo ancora visto le immagini, ti dico anche che poi l'arbitro è stato condizionato in negativo anche probabilmente da un presunto errore che ci potrebbe anche essere stato nella valutazione in occasione del rigore, perché comunque ci sono stati altri due contatti, mi sembra, nella ripresa abbastanza al limite, sempre nell'area di rigore dell'Aquila, quindi al di là e al netto di queste valutazioni, comunque una SPAL che non ha rubato nulla, ha giocato cercando di limitare gli spazi in verticali dell'Aquila, sapendo che comunque si sarebbe giocato sempre in verticale avendo Virdis e non Perna lì davanti. Ci ha provato Zavettieri con le quattro punte nel finale inserendo anche San Domenico, però tengo a sottolineare una cosa Andrea, al di là adesso del discorso di classifica che ormai penso che lasci il tempo che trovi, visto che comunque adesso l'Aquila deve puntare semplicemente a giocare partita dopo partita, mi preoccupa la scelta ponderata da Zavettieri sugli uomini, cioè non convocati giocatori comunque di un certo calibro, non solo Pozzo e Bona alla seconda non convocazione consecutiva, però soprattutto Djuric e Maccarone che tornavano dalla squalifica. Zavettieri l'ha motivato dicendo che sono giocatori che non ha visto bene in allenamento. Ecco, bisognerebbe secondo me insomma analizzare più queste situazioni che stanno dietro, certo, a queste scelte, perché fanno vincere insomma una situazione interna in divenire e che non è assolutamente pacifica. Senti, prima di congedarti, si è riparlato ancora della posizione di Zavettieri? Confermato, resta in sella o è di nuovo in discussione, a dispetto delle parole di Chiodi di qualche settimana fa? Ma io non si è ventilata alcuna ipotesi, anche perché credo che a questo punto non sia corretto nei confronti del mister, nel senso che si va avanti con lui se c'è la fiducia da parte di tutti, altrimenti ogni sconfitta poi ogni settimana ritorna il tran tran allenatore. Io penso che insomma non sia assolutamente in discussione, mi sento di dire almeno fino alla partita di domenica non si è parlato assolutamente di questo. Certo, c'era molta delusione negli occhi del mister, anche nelle parole di Nicola, però adesso si pensa già alla partita di Carrara, anche perché secondo me insomma i veri punti l'Aquila non li ha buttati certamente questa sera con la Spalla, una signora squadra, e poi ripeto con una prestazione almeno dal punto di vista della voglia che non è certamente mancata, è mancato altro nella lucidità e tutto il resto, però se c'è da recriminare bisogna recriminare sul mese e mezzo passato che sulla partita di stasera. Certo. Gianmarco scusami, ciao Francesco Di Francesco. Ciao Francesco, buonasera. Ciao caro. Con il mercato dal di fuori, io ti pongo questa domanda, no? L'idea che mi sono fatto, ma con il mercato di gennaio viene da pensare che Zavettieri è andato in tilt, però non credo, però poi viene pure da pensare che Zavettieri certi giocatori non li voleva, e forse è vero, viene da pensare che Zavettieri si è ritrovato alcuni giocatori presi per forza, diciamocelo come va detto, dal direttore di Nicola. Tutto questo secondo te risponde a realtà oppure solo fantasia mia che giudico dal di fuori, mia e di altre persone con le quali magari guarda, ci si incontra, sincero, si parla? Francesco, hai fatto un'ottima disamina, io ti posso dire da quello che so le cose in maniera più oggettiva possibile. C'erano delle richieste tecniche ben precise per colmare dei vuoti a livello proprio numerico, stiamo parlando di una o due punte, di un centrocampista e di un difensore. Come sai poi come funziona nel calcio tra procuratori e altre vicende, poi è il direttore sportivo che si prende la responsabilità, come ha fatto, di individuare nomi e caratteristiche tecniche per quei tipi di ruoli, e secondo me insomma non sono gli uomini che forse avrebbe scelto se avesse potuto Zavettieri. Si è trovato tra l'altro con dei ragazzi che non si sono integrati a livello anche caratteriale di gruppo nella squadra già formata, vecchi senatori che hanno
perso la sicurezza del posto e la serenità che avevano fino a dicembre, insomma si sono create tutte situazioni che hanno portato poi ad una vera e propria spaccatura, e di questo, questo l'ha confermato anche uno dei diretti interessati, perché Di Nicola 10 giorni fa ha fatto mea culpa sul mercato di gennaio e sulle scelte tecniche. Scusa Gianmarco se ti interrompo, ultimo intervento, poi lascio la parola ad Arguilla. Ho capito, è troppo comodo dire adesso mi assumo le responsabilità, ho sbagliato, certo, mea culpa e tutto il resto. Uno della sua esperienza deve sapere che determinate operazioni non si possono fare. Se si fanno, chissà perché si fanno. Io credo che, nonostante il mio colpo, ormai il danno sia stato fatto, quindi che ammetterlo, o meglio, più che tra l'altro io in maniera oggettiva di ammetterlo come lettura generale non possa fare. Zavettieri credo che sia stato giusto, l'ho detto già in più occasioni, Andrea lo sa, che di essere confermato, soprattutto perché alla luce di quello che aveva fatto vedere nei mesi positivi fino a dicembre a questa parte, perché secondo me le colpe dell'allenatore sono molto molto minori di quanto si possa pensare in un contesto e in una situazione del genere, perché poi concordo in pieno per quello che, quindi se le colpe non sono dell'allenatore, di chi sono? L'abbiamo già detto, secondo me è mattina, così, poi direttore. Non lo so, che sono le mie, sono le tue, non ho capito, com'è che discorso è? Gli ha dato dei giocatori di prima fascia, scusa, Pozzebono e Virgi sono giocatori importanti. Sì, e quindi che basta prendere i giocatori importanti? Pozzebono mi risulta vuol dire che forse erano giocatori, forse erano giocatori, forse erano giocatori che non andavano bene, e comunque alla luce dei risultati è stato sbagliato, punto. Se non almeno i risultati contano, state dicendo la stessa cosa, appunto, ma lui lo dice sempre in maniera che si capisce, non si capisce, se critica di Nicola, se critica Pasquale, se critica Nicola, lui è bravo, Angelo, lui è bravo, bravo, allora, siccome è bravo, traduco comparto. Io, traduco in, con il, come si chiama, con il francescese. Ok, Gianmarco, vai a chiudere quindi. Sì, solo se posso concludere per chiarire la posizione, stiamo parlando di giocatori di primissima fascia, perché Virgis negli ultimi campionati parlano da solo, Pozzebon scende dalla Serie B, però giocatori di prima fascia non vuol dire che si possono integrare in un certo modo in un determinato gruppo, perché se poi magari un giocatore come Pozzebon che scende dalla Serie B e che quindi si sa che voglia giocare, non accetta la panchina e va da due volte in tribuna, la situazione con Virdis la sappiamo tutti, con la tribuna di qualche settimana fa, sono tutti segnali che fanno capire che probabilmente le aspettative di ogni singolo giocatore poi non sono state rispettate dai fatti. Questo la società penso che lo potesse sapere fin dall'inizio. L'allenatore dal canto suo avrà delle responsabilità nella gestione del gruppo, ma si è trovato sicuramente in una situazione in cui non c'era più l'equilibrio che si era creato. Posso fare un'altra domanda? Scusami, è finita Pontedera 0-0, il Teramo completa l'aggancio in vetta alla classifica. Angelo, scusa, della società chi ha parlato? Nessuno? Ma questa sera? Sì, è certo. Di Nicola, no, della società non ha parlato nessuno, non c'era nessuno in sala stampa. Ah, non c'era, parlo di Mancini o Chiodi, nessuno dei due? Non erano in sala stampa. Va bene, grazie Angelo. Trionfo della Juve di Massimiliano Allegri. Esatto, non esatto. Di qualche altro, di Massimiliano in centro. Fammi congedare Gianmarco, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. 3-0, doppietta di Teramo, Tevez. Primo in classifica, insieme all'Ascoli. Vediamo è finita Pontedera. Altro risultato incredibile, il Pisa perde a San Marino. Ha segnato la Mantia all'86esimo, inizia male il Pisa di Pillon con la Mantia che va a segno all'86esimo. Poi, occhio al San Marino che domenica viene a Teramo. Allora, queste partite sono finali tranne che San Marino-Pisa, si sta giocando il recupero, e poi Carrarese-Savona con il sorpasso della Carrarese, benché ridotto in 10 uomini, ora vince 2-1 col Savona, e la Lucchese ha pareggiato a Grosseto. Provo a darvi un po' i marcatori. Come detto, San Marino-Pisa 1-0 gol di Lamantia, Grosseto-Lucchese 1-1, aveva segnato Fofana, l'ex lancianese per il Grosseto, ha pareggiato Casè per la Lucchese di Nanu Galderisi, ancora tutto cuoio 2-1, Parodi, pareggio di Colombo, l'abruzzese Dorazio, ragazzo da seguire assolutamente, anche se ha appena rinnovato il contratto con l'Ancona, ragazzo abruzzese, secondo gol per lui in campionato, davvero una grande
stagione per Dorazio, firma lui il gol partita sul tutto cuoio. Carrarese Savona 2-1, Cabeccia per il Savona, poi Belcastro e Merini per la Carrarese, espulso Teso sempre per la squadra apuana, ma qui si sta giocando, mancano 15 minuti. Reggiana, Gubbio, finale 3-1, Casiraghi e poi tripletta di Ruopolo, confermato. Finale a Pontedera 0-0, tra l'altro abbiamo visto Angelo più vicino il Pontedera al colpo. Francesco notava la stessa cosa, ha sempre attaccato il Pontedera, ha giocato questa partita diciamo per vincerla, purtroppo non c'è riuscita, per nostra sfortuna, altrimenti sarebbe stato il Teramo in testa da solo alla classifica, sarebbe stata una bella, che dici, completo di una che bella dici, serata. Secondo te domani è da operazione aggancio, no? Il Teramo aggancia, certo, l'Ascoli, l'Ascoli rallenta domani. Poi voglio vedere chi lo scrive. Ascoli rallenta. L'Ascoli rallenta. No, mi sto riferendo sempre ai giornali nazionali, non certo, agli amici del Centro e del Messaggero, ci mancherebbe. Certo, finale anche a San Marino. San Marino batte Pisa 1-0, quindi guardate quanto è importante questa vittoria, perché il Teramo ha battuto la propria Piacenza e San Marino con questa vittoria si avvicina alla propria Piacenza. Ricordiamo che chi arriva ultimo retrocede, la penultima fa i play-out, quindi domenica arriverà una squadra comunque affamata di punti, il San Marino. È una gara da prendere con le molle, ore 18 al Bonolis. Invece nei play-off, volevo dire una cosa, sì, prego, le seconde sale una sola, No, sì, salgono, sì, dei playoff una ne sa, sì, sì, esatto. Dei playoff sale la vincente dei playoff. Esatto, sì, sì. Quindi se l'Ascoli dovesse fare i playoff, non è detto che poi sale, perché ci sono squadre. Una di Benevento e Salernitana farà i playoff. Se mi permette, a me ma basta la prima frase che hai detto. Come hai detto? Se l'Ascoli dovesse fare i playoff, punto, ma basta quello. Il resto chi se ne frega? Mi basta quello. Io penso così. Allora, questa è quindi la classifica, l'aggancio dell'Ascoli sul Teramo. Gianni, restiamo un attimo così ridiamo, anche perché Francesco si sta rifacendo gli occhi, no? E con questo nuovo aggancio del Teramo all'Ascoli, quindi non succede, ma se succede, Reggiana, attenzione perché la Reggiana va a quota 52, potenzialmente, fammi dire questa cosa, sì, la Reggiana... Sì, sì. Potrebbe battere il Pisa nel recupero, andare a 55, la Reggiana deve venire ad Ascoli domenica e poi riceve il Teramo. Quindi tutto aperto, aveva ragione Marcello Di Giuseppe ieri quando ha detto, sì, non è una volata a due, ma c'è anche la Reggiana. Sì. E questa classifica, sì, la Reggiana è una bella squadra. E restando sulla classifica, guardate, è una sottigliezza, ma guardate la correttezza. La televisione TV6 non è mia, la classifica non l'ho scritta io, certo, faccio parte di questa struttura semplicemente come, certo, ospite, sì, di tanto in tanto. Ascoli 58 è scritto per prima Teramo 58. Beh, ma quello è normale, sì, con la differenza rete. Sapessi in quanti posti, che significa la differenza rete, che è per il gusto normale di metterlo davanti. Guarda, capite, qui è normale, il normale software, in chi si comporta con cioè, correttamente. Qui purtroppo non possiamo intervenire sul software che così ha stabilito, non so se per differenza rete o per ordine alfabetico. Migliore realizzazione, un gol più, però, uno, no? È più, però ora è così. Come dice Campitelli, meglio stare a inseguire fino alla fine e poi arrivare in testa quando conta. Quindi l'Ancona si avvicina al quarto posto, ma così facendo mi sembra quasi definitivo. Se non lo è, poco ci manca, che il girone B non darà la quarta in classifica ai play-off. Si è fermato il Pisa, quindi si abbassa la quota. Sì. Le due quarte saranno del girone A e del girone B, anche perché fino ad oggi la quarta era il Bassano che ha 55 punti da quarta. Certo, e di giù stanno quattro squadre. Idem il girone C. Esatto, la Casertana, girone, tra Casertana, Juve Stabia, Lecce sta per rientrare in Matera che aveva battuto la Salernitana. Ah, segui, ti vedo. Dopo perché non assisto la testa. Guardiamo il prossimo turno, Gianni, e chiudiamo la trasmissione, ve lo preannuncio, con questo commento da parte di Angelo e di Francesco, e poi manderemo in coda il servizio del recupero di oggi di Serie D. Il Campobasso ha battuto il Matelica 1-0, gol di Todino nel secondo tempo. Parliamo appunto di Serie D. Questo è il prossimo turno.
chiaramente domina la partita tra Ascoli e Reggiana. Reggiana si giocherà il 22 domenica alle ore 16, dopo un paio d'ore, quindi il risultato acquisito toccherà Teramo, a Teramo. Per quanto riguarda l'Aquila, trasferta a Carrara, che davvero si è messa alle spalle la figuraccia con il Teramo, e alle 16 domenica ospiterà appunto l'Aquila, la carrarese. I direttori di gara sono, ve li diciamo subito perché sono già uscite le designazioni per le prossime partite, sto recuperando i dati. Carrarese L'Aquila affidata a Vincenzo Fiorini di Frosinone. Facciamolo vedere Gianni, perché dovremmo avere la foto già pronta in archivio. Vincenzo Fiorini di Frosinone, un primo anno, finora 10 direzioni in Lega Pro, 3 vittorie interne, 3 esterne, 4 pareggi, non ci sono precedenti. Primo anno anche per Teramo San Marino, Francesco Fornò di Roma 1, dal nome sembra aver origini francesi, anche lui primo anno con precedenti molto casalinghi, 9 vittorie interne, 3 esterne, un pareggio in 13 partite dirette, e non ha partite dirette né col Teramo né col San Marino, quindi due arbitri di primo pelo per L'Aquila e Teramo. Come vi immaginate a questo punto questo rush finale a partire da quella giornata che abbiamo visto, Angelo? Concordo quello che ha detto Francesco, di stare molto attenti alla partita in casa col San Marino, perché questa vittoria di oggi magari vengono qui convinti di portare a casa un risultato positivo. Quindi massima concentrazione per il Teramo, non sottovalutare l'avversario, questo credo che sia determinante e importante per il Teramo per proseguire questa corsa verso il rush finale, come tu hai detto, ecco, questo sicuramente. Non vedo benissimo la partita dell'Ava, lì ci sarà una crisi che già da oggi stesso, quindi lo confermo. Carrarese L'Aquila, anche se L'Aquila poi ci stupisce con queste vittorie così un po' così estemporanee. E io, ecco, dico di fare molta attenzione e essere molto concentrati soprattutto nel vincere e convincere questa partita Teramo San Marino, no Francesco? Allora, pareggio del Savona, sì. Pareggio del Savona a Carrara 2-2. Il tuo pensierino finale, Francesco? Ma non mi verrebbe da dire che Ascoli Reggiana dovrebbe finire in un determinato modo, sperando poi che il Teramo vinca con il San Marino. È logico più che X o più 2? I pronostici, non lo vuoi dire, va bene. Bravo, i pronostici sono tutti dalla parte del Teramo. Il Teramo, visto, verrebbe da dire, come giustamente ricordava Andrea, nelle ultime 20 partite, non solo proprio nelle ultimissime, ma nelle ultime 20 partite, fa pensare che debba riuscire ad avere la meglio sul San Marino, che sembrava una squadra finita. E invece oggi si è rimessa in lizza. Ha vinto, però ha vinto pure il Teramo, insomma, quando ci sei, stai bene. Stiamo finendo di vedere Borussia Juventus, però potrebbe essere, sono anti-juventino nel midollo e nel sangue, però sono felice che la Juventus si è qualificata per Massimiliano Allegri, alla faccia di tutti quei tifosi che cantavano noi Allegri non lo vogliamo. Ha già vinto il campionato con 14 punti, anche hai guagliato Conte in Champions sono League. Felice e sta nei G8. E parlavo della Juventus, velocemente concludo dicendo: quando stai bene, quando sei consapevole della tua forza, quando hai tutto dalla tua parte, soprattutto anche la condizione e la convinzione mentale, è vero che non è il Borussia di qualche anno fa, però è sempre una squadra, certo, tedesca, ed è sempre una signora squadra. La Juventus è andata e ha dato una lezione di calcio al Borussia, quindi Angelo, il Teramo può e deve fare sua la partita con il San Marino. Posso dire una cosa? Cioè, anche poi, due. Però è la Juventus di Antonio Conte. No, non è per niente la Juventus di Antonio Conte. No, questo lo dici tu, in Italia non lo dice nessuno. Stiamo la Juventus di Antonio Conte. Discorsi che riguardano la Juventus. No. Però dico che potrebbe essere la domenica del Teramo, se l'Ascoli Reggiana è una partita sicuramente che l'Ascoli non si porta da casa. Il Teramo, se fa risultato pieno, potrebbe allungare, sarebbe, no?
Sarebbe bello. Bene. Va bene, arriviamo alla fine, guardiamo per un attimo, Gianni, ti prego, la classifica di Serie D, perché con la vittoria del Campobasso oggi sul Materica il Chieti resta al quinto posto, perché a pari merito con la Civitanovese c'è lo sconto diretto a favore, quindi il Chieti ora è quinto, il Materica resta dietro, il Campobasso da solidità al suo quarto posto, si avvicina alla San Benedettese. Domenica c'è Campobasso Maceratese. Guardiamo anche il prossimo turno. Il San Nicolò, per la concomitanza domenicale col Teramo, scala al sabato. San Nicolò Castelfidardo sabato alle 15:30. La Miternina ospita l'Agnonese, si giocherà a Pizzoli, campo neutro per la squalifica del campo di Scoppito. Poi Jesina Giulianova, il Celano sconto diretto a Termoli, ma davvero ultima spiaggia per la squadra di Colavitto. Il Chieti in trasferta a Pesaro per cercare di proseguire l'ottimo momento. Siamo alla fine, grazie ad Angelo Arquilla, grazie a voi, grazie e buon viaggio anche per la tua futura imminente missione. Grazie a Francesco Di Francesco, noi ci salutiamo, ci rivediamo se vorrete mercoledì prossimo per un nuovo numero di Pro e Contro. Il Campobasso torna al successo scrollandosi di dosso gli strali della sconfitta di Castelfidardo. Contro il Materica è gara vera, intensa e combattuta. Vullo opera una mezza rivoluzione anche per dare una scossa ai suoi rispetto a domenica, fuori Scudieri, Bosco, Fazio e Miani, dentro Di Gioacchino, Marinucci, Fusaro e Di Gennaro. Cambi anche in ragione degli impegni ravvicinati. Dirige bene il barese De Tullio di fronte a circa 600 spettatori. I 22 giocatori entrano mano nella mano, ognuno con piccoli tifosi portatori di handicap, per onorare la giornata della disabilità. Al quarto diagonale di Todino respinge senza trattenere Spitoni, si fionda Di Gennaro che forse viene toccato irregolarmente dallo stesso portiere marchigiano. Per De Tullio si può proseguire. Grande occasione rossoblu al 18esimo da Di Gennaro a Todino, il break rossoblu è giusto come la deviazione in angolo dell'ottimo Spitoni. Dal corner che ne segue due occasioni in qualche secondo. Prima un palo di Minadeo a pochi centimetri dalla porta, poi la palla fuori di Todino a porta vuota con portiere fuori causa. Incredibile cosa spreca il Campobasso sugli sviluppi del calcio d'angolo. Buono l'impatto di marca rossoblu. Al 33esimo il tiro di Marinucci è alto sopra la traversa. Entrambe le squadre non rinunciano a giocarsela. Lo stesso Materica si fa vivo al 35esimo con questo tiro di Ambrosini parato in due tempi da Conti. Ancora Campobasso al 37esimo. Pallone lavorato bene da Di Gennaro e messo al centro e di pochissimo in ritardo. La corrente, la penna. Materica Vispo nel finale di tempo. Al 42esimo pallone gestito e crossato da Ambrosini per la testa solitaria di Api che va in gol, ma secondo la terna arbitrale la posizione del giocatore è irregolare, gol non accordato. Nel finale di tempo punizione interessante per il Materica, la batte dal limite Ambrosini, c'è davvero l'illusione del gol ma rimane soltanto tale. La prima frazione finisce dopo appena un minuto di recupero, passa qualche secondo della ripresa e Ambrosini invoca un calcio di rigore per un presunto fallo ai suoi danni da parte di Marinucci. Anche qui De Tullio sorvola. Ancora doppia occasione per i rossoblu. Al terzo Todino si invola verso l'area da solo, dribbla Spitoni ma esita nel tiro, perso l'attimo giusto, opta per il passaggio a Di Gennaro che di fatto finisce con il servire senza troppa forza al portiere ospite. Sparisce il sole ma non il Campobasso. Al 12esimo con i tempi giusti il colpo di testa di un buon Marinucci su bel suggerimento di Fusaro, palla a lato, Vullo consuma due cambi nel giro di pochi minuti. Entra al 18esimo Dragone e Vitelli al posto di La Penna e Vitone, ex di turno. Attacco pure a tre uomini per il tecnico rossoblu che vuole sfondare il muro marchigiano. Al 20esimo alle stelle la conclusione di Todino, tutt'altro che semplice fare gol da quella posizione. Al 25esimo entra Ferretti per Api nel Materica. Appena il tempo di entrare per l'attaccante che la palla è servita a lui davanti a Conti, graziato il portiere di casa da parte di Ferretti in campo da qualche secondo. Alla mezz'ora esatta Fusaro prende il coraggio a due mani e vince una serie di contrasti prima di andare a imbeccare l'inserimento di Todino che beffa Spitoni con un pallonetto preciso. È il settimo sigillo stagionale del giocatore rossoblu e sarà pure il gol partita. Vullo ridisegna la squadra, entra Pignataro per Di Gennaro, Lupi in campo con una sola punta vera che è Vitelli. Bartoccetti, allenatore ospite, fa entrare Moras per Iotti e l'ex Termoli Mandorino per Ambrosini per dare più freschezza alla squadra. Il neo entrato Mandorino al 39esimo si ritaglia uno spazio in area per crossare ma c'è il disimpegno di Fusaro a pochi metri dalla porta. Finisce con un successo molto pesante ai fini playoff, qualche giorno per rifiatare prima del big match a Selvapiana contro l'imbattuta capolista Maceratese.